e madre nostra. La supplichiamo di accompagnare il cammino di tutta la Chiesa e in particolare della Chiesa che è di Genova nella fase finale del Sinodo. Le affidiamo anche le nostre intenzioni di figli bisognosi del suo aiuto materno. Iniziamo il Santo Rosario. O Dio che ti Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
cercate la tua volontà in un cielo così terra. Thank you.
sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Santa Maria, Madre di Dio,
Thank you.
Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Maria, Madre di Cristo, luce delle genti. Prega per noi. Maria, Madre della Chiesa. Prega per noi. Maria, sostegno e difesa di quanti ti invocano. Prega per noi. Maria, nostra sorella e madre premurosa. Prega per noi. Maria, donna guidata dallo Spirito Santo. Prega per noi. Maria, madre del buon consiglio. Prega per noi. Maria, madre maestra dei fedeli. Prega per noi. Maria, madre dispensatrice di grazia. Prega per noi. Maria, Madre di misericordia. Prega per noi. Maria, Madre di riconciliazione e di pace. Prega per noi. Maria, Madre dell'unità dei credenti. Prega per noi. Maria, che con il tuo esempio ci attiri a Cristo. Prega per noi. Maria, che ci richiami sul giusto cammino. Prega per noi. Maria, che per le tue preghiere ci ottieni perdono. Prega per noi. Maria, sicuro rifugio nei pericoli della vita. Prega per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ascoltaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Dio Padre di misericordia, il tuo unico figlio, morente sulla croce, ha dato a noi come madre nostra la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria. Fa che sorretta dal suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, riunisca tutti i popoli del mondo in un'unica famiglia. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, Amen.
ringraziamo in questa giornata. Chiediamo per l'intercessione di Santa Rita anche di benedire queste rose che abbiamo portato con noi stasera. È bello perché siamo insieme. Ringrazio Don Piero di cuore che ci ospita questa sera qui. Insieme, anzitutto, compiamo un gesto di umiltà. Domandiamo per l'intercessione della Beata Vergine Maria di sentirci piccola cosa nelle mani del Signore. E riconosciamo anche i nostri peccati, i nostri errori, la nostra fragilità. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio che salvi i peccatori e li rinnovi nella tua amicizia, volgi verso di te i nostri cuori. Tu che ci hai liberato dalle tenebre con il dono della fede, non permettere che ci separiamo da te, luce di verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen.
e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni braccio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni braccio che porta frutto lo poda perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il braccio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i bracci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il braccio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, e portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Ci siamo dunque radunati questa sera insieme per elevare l'Eucaristia, il ringraziamento al Signore. Lo facciamo per intercessione della Beata Vergine Maria, qui onorata. Lo facciamo questa sera anche per l'intercessione di Santa Rita. Ma siamo qui per celebrare la Pasqua. Siamo nel tempo pasquale, siamo alla quinta settimana della Pasqua, e insieme di nuovo ci raduniamo per ricordare a noi stessi, proprio celebrando, che il Signore è morto ed è risorto, e che noi siamo morti e risorti insieme a Lui ormai. Per questo siamo davvero morti a una vita precedente, una vita fatta di peccato, una vita fatta di individualismo, una vita fatta di isolamento. Siamo nuovi, siamo risorti alla vita nuova col Signore, col Cristo, e quindi anzitutto siamo in una vita che non ha più peccato. Guardate che il Vangelo ci diceva: voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Il peccato noi non ce l'abbiamo più. Per peccato intendiamo quello d'origine, quello che ci permette di essere diffidenti nei confronti di Dio, quello non c'è più, è stato cancellato per sempre. Noi siamo fiduciosi nei riguardi di Dio, sappiamo bene che è nostro Padre e non lascia mai mancare la sua compagnia, la sua presenza. Siamo senza peccato, l'abbiamo ucciso insieme alla vita di prima, insieme alla nostra morte con Cristo, siamo risorti senza peccato. E in più non viviamo più nell'egoismo e nell'isolamento, ma viviamo senza egoismo, cioè capaci dell'attenzione nei riguardi degli altri. E questa attenzione nei riguardi degli altri ci è stata consegnata dalla prima lettura, che tra poco riprendo, e viviamo non più nell'isolamento, ma viviamo insieme, come una sola famiglia. Questa sera è qui presente San Lazzaro, è qui presente Piero Vignola, Scarpasole, Ferrera, gli amici di Valle Pianzola, sono presenti gli abitanti fedeli di Valle. Don Piero, che è qui, rappresenta anche le altre comunità parrocchiali. Io che sono qui rappresento anche le altre comunità parrocchiali che guido. E quindi siamo qui 8-9 parrocchie, una porzione buona del popolo di Dio che vive nella chiesa di Gevanese, perché riconosciamo che vogliamo camminare insieme. Non siamo più nell'isolamento. Quella era la vita di prima, siamo morti a quella vita, siamo risorti a quella nuova. E allora, cari amici, dobbiamo camminare secondo questa nuova vita, perché se non camminiamo in questa nuova vita siamo come i tracci che non rimangono uniti alla vita, siamo come i tracci che preferiscono rimanere morti e non vogliono la vita, quella vita che fluisce nella vita, nella vite, quella vita che fluisce e scorre anche nei tracci, anche in noi. Rimanere uniti al Signore, allora, aggrappati al Signore Gesù, per noi significa esattamente le tre cose che vi dicevo: continuare a rimanere senza peccato, liberi, continuare a vivere nella
presenza degli altri e guardando agli altri, continuando a vivere nella famiglia della Chiesa. Queste sono le cose che ci aspettano, ora, sempre e soprattutto domani, quando il sinodo che stiamo vivendo, che tutti conosciamo, per il quale preghiamo da mesi, ci introdurrà nella novità delle unità pastorali. Le unità pastorali vogliono essere semplicemente il segno esterno, giuridico, di un qualcosa che ci appartiene, di questa vita non più isolata, di questa vita non più egoista, di questa vita non più schiava del peccato, per la quale decidiamo di camminare come famiglia di Dio, come popolo di Dio. Sinodo, stimiamolo come l'occasione, il vento dello Spirito che ci conduce fuori dalle cose solite, da come abbiamo immaginato, da come siamo cresciuti dentro le nostre parrocchie, all'ombra del campanile, per aprirci a una vita cristiana più piena, più legata alla vite, in modo tale che i tralci abbiano più abbondanza, più frutto. Non eravamo sbagliati prima, ma ci conduce la storia, lo Spirito, il Vescovo, su questa strada nuova che possiamo e dobbiamo accogliere con benevolenza. E allora un'immagine conclusiva che vi lascio è quella tratta dalla prima lettura di oggi. Nella prima lettura si parla della Chiesa delle origini, una Chiesa che stava creandosi, trasformandosi, adeguandosi alla nuova realtà. Abbiamo sentito come Paolo e Barnaba sono andati a parlare della novità della fede in Cristo a queste popolazioni dell'Asia Minore, della Grecia, e hanno trovato pagani in questi luoghi, pagani che si sono convertiti alla fede cristiana, che hanno accolto il Vangelo. Quei pagani non vivevano alla maniera dei giudei, quei pagani non avevano l'Antico Testamento tra le mani, non seguivano la legge che i farisei e gli altri ebrei seguivano, eppure avevano la stessa fede in Cristo. Allora la Chiesa dell'origine si interroga: cosa facciamo? Questi qua, appena arrivati, nuovi, diversi, devono fare esattamente tutto quello che facevamo noi? Tutto quello che facciamo noi? Si discute di questo, si litiga per questo. Guardate che ci assomiglia questa pagina, ci assomiglia sempre e ci assomiglia soprattutto in questo momento storico. Noi, che siamo cristiani già da tanto tempo, abituati a certe forme, vediamo persone diverse. Chi di voi è catechista, sa che ha a che fare con famiglie, bambini, ragazzi che non sono cresciuti secondo le forme cristiane che noi abbiamo ereditato. E quindi ci sono persone diverse che hanno modi diversi di approcciarsi alla fede e alla comunità parrocchiale, talvolta anche mica tanto buono. Abbiamo a che fare con persone che arrivano nei nostri paesi da altrove, che non hanno mai avuto le stesse tradizioni che abbiamo avuto noi. Ci sono tanti stranieri che arrivano che non hanno non solo la nostra cultura, ma nemmeno la nostra religione. E allora ci chiudiamo dentro un muro fatto di osari, magari, intrecciamo gli osari, li facciamo diventare una bella muraglia attorno a noi, noi dentro a goderci le cose di sempre e gli altri che stiamo pure fuori. Noi preserviamo la nostra identità, forse, ma dimentichiamo la vite. Siamo tralci che vogliono chiudere la vita della vite. Siamo persone non aperte al cambiamento, che non è mai un qualcosa che ci distrugge, ma un qualcosa che ci viene proposto, perché anche lì possiamo essere cristiani, perché anche lì possiamo stare attaccati al Signore e portare frutto. E il Sinodo è proprio questo anche. È il momento storico in cui ci viene chiesto di guardare le cose del passato e di cominciare a farle diventare ponte per qualcosa del futuro, che non c'è ancora, ci fa paura. Come saranno le unità pastorali? Cosa dovremo costruire? E adesso che i preti diminuiscono e le suore, ahimè, devono chiudere le case, che cosa facciamo? Che cosa faremo? Niente paura, amici miei. Niente paura, perché fin dall'inizio, come in questa pagina degli Atti, lo Spirito è capace di suggerire, di farci capire,
di farci amare la realtà così com'è, di far trovare Cristo in questa realtà e di aggrapparci ancora a Lui, di sentire la vita che fluisce e di portare frutto, sempre e comunque. Ecco, io ho parlato fin troppo, noi affidiamo al Signore e alla Beata Vergine di Casaletto le nostre intenzioni, anche le paure che portiamo nel cuore. Affidiamo ogni cosa, perché davvero possiamo lasciarci condurre dalla potenza di Dio, che non ci lascia mai da solo. Innalziamo dunque ora le nostre preghiere comunitarie al Signore. Preghiamo insieme dicendo: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci. Sostieni, Signore, la tua Chiesa, guidata da Papa Francesco. Sospinta dal soffio dello Spirito e purificata dal suo fuoco d'amore, sappia annunciare e vivere il Vangelo in modo fedele, autentico e credibile. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Padre Santo, che affidiamo la Chiesa che è di Gebano e in particolare le assemblee del Sinodo Diocesano, perché tutti i membri ascoltino quanto lo Spirito suggerisce, per preparare, secondo la tua volontà, il futuro della nostra diocesi. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. O buon pastore, guida le nostre e tutte le comunità cristiane a recuperare la speranza e risorgere a vita nuova. Aiutaci ad accoglierci l'un l'altro in spirito di fraternità, superando pregiudizi e gelosie, per costruire l'unità. Preghiamo. Padre buono, ti preghiamo per tutte le famiglie, perché sappiano superare le difficoltà, alimentando la volontà di condivisione e di servizio reciproco. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Ti presentiamo, Padre, tutti i giovani, in particolare quelli delle nostre parrocchie, poi sul loro cammino adulti credibili, che li aiutino a crescere e a discernere la loro strada. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Signore, ti raccomandiamo le suore missionarie dell'Immacolata Regina della Pace. Nel centenario della loro fondazione, benedicili con numerose e autentiche vocazioni, perché la loro famiglia religiosa rinasca una nuova vita. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Accogli a contemplare la luce del tuo volto tutti i defunti. Ricopri col manto della tua misericordia i loro peccati e apri loro le porte del tuo regno di gioia e di pace. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Ti affidiamo le nostre intenzioni personali. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Per i fratelli e le sorelle defunti delle famiglie Marchesi, Carena, Romagnoli, perché il Signore li ammetta nella compagnia dei santi, preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Ascoltaci ed esaudiscici per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, sorelle, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Signore, Dio che in questi santi misteri compi l'opera della nostra salvezza, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunciamo, oh Padre, l'opera del tuo amore, con la passione e la croce, hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, a
questa offerta è Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica nell'unità tutti i convocati alla tua messa, insieme con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano, possano irradiare nel mondo gioia e fiducia e camminare nella fede e nella speranza. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e a tenere vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi. In comunione con la Beata Vergine Maria, con gli Apostoli e i Martiri, Santa Rita e tutti i Santi, innalziamo a te la nostra lode, nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù che è risorto e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni dei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, datemi un segno di pace.
Grazie.
Alzate le rose. O Dio, ricco di misericordia e fonte di ogni consolazione, e fondi la tua benedizione su queste rose e su quelli che le riceveranno, perché nel ricordo del prodigio della rosa rossa che tu donasti a Santa Rita a conforto della spina, che la associò per 15 anni alla passione redentiva di Gesù, siamo ricolmi delle tue grazie che rendano testimonianza a Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio.